Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Eminenza, eccellenze reverendissime, carissimi fratelli e sorelle, benvenuti, bentornati tutti alla Verna per questa solennità delle stimmate, questo appuntamento che ogni anno ci fa salire sul Santo Monte per metterci in ascolto di quell'esperienza che ha cambiato la vita di Francesco. Quest'anno in particolare facciamo memoria di un evento di grazia, un evento anche storico, i 25 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II. Ed è per questo allora che la nostra celebrazione di quest'anno è così ricca anche di presenze che ringraziamo. Innanzitutto il Cardinal Bassetti, amico della Verna, che viene anche a portare la voce della Chiesa italiana in questo giorno di festa e di memoria. Monsignor Riccardo, il nostro Vescovo diocesano, il Vescovo di questa nostra diocesi in Sinodo, ecco, che viene a manifestare la sua presenza, ma anche a accogliere la preghiera di questa comunità per il Sinodo diocesano, perché quella luce che ha illuminato Francesco possa, ecco, risplendere anche sulla nostra Chiesa di oggi. E anche Monsignor Francesco Focardi, nostro frate, per tanti anni missionario in Bolivia, Vescovo emerito di Camiri, ecco, da poco rientrato nelle nostre terre, che accogliamo con fraterna gioia. Insieme a loro il nostro ministro generale, Fra Michael, successore di San Francesco, il suo vicario, il suo definitorio, il nostro ministro provinciale e tutti i fratelli, ecco, che concelebrano. Insieme a loro, ecco, salutiamo il nostro vescovo Giampaolo Tellini, le altre autorità civili, che ho detto? Il nostro vescovo, no, il sindaco, La faranno vescovo un giorno, eh? Aspirate ai carismi più grandi. E poi allora il cardinale di Firenze, l'assessore, Massimo Fratini, che rappresenta il sindaco di Firenze con il gonfanone. Insieme a loro tutte le autorità civili e militari, e siccome la figuraccia l'ho già fatta, finiamola qui. Buona festa e buona e santa celebrazione a tutti. Fratelli e sorelle, perché la parola di Dio che ascolteremo penetri nei nostri cuori e porti frutti di salvezza, perché San Francesco aiuti tutti noi a portare quelle stigmate che sono impresse anche nella nostra vita, perché questa Eucaristia sia davvero un incontro di gioia col Signore risorto, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
gracias a Deus. Che per infiammare il nostro spirito con il fuoco del tuo amore hai impresso nel corpo del serafico padre San Francesco i segni della passione del tuo figlio, concedi a noi per sua intercessione di conformarci alla morte del Cristo per essere partecipi della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni fortificò il Santuario. Ai suoi tempi fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio ampio come il mare. Premuroso di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città contro un assedio. Come era stupendo quando si aggirava fra il popolo, quando usciva dal santuario dietro il velo. Come un astro mattutino fra le nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come il sole sfolgorante, così egli rifulse nel Tempio di Dio. Parola di Dio. Thank you.
mio unico bene. Sei tu, Signore, il mio unico bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, e magnifica la mia eredità. Sei tu, Signore, che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu, sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, il mio unico bene. Sei tu, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su tutti quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Difatti io porto le stimmati di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Cristo che vive in me. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole? Di lui si vergognerà il figlio dell'uomo, quando verrà nella gloria sua, e del Padre, e degli angeli santi. Parola del Signore. Reverendo Ministro Generale dei Frati Minori Francescani, a cui sono legato da profonda amicizia, Reverendo Padre Provinciale, carissimi frati minori, sacerdoti, consacrati, fedeli laici, Fratello Arcivescovo Monsignor Riccardo, Vescovo di questa Santa Chiesa, per la quale in questi giorni ho pregato in modo particolare, proprio cercando come potevo di accompagnarvi con il Sinodo. Caro Vescovo Francesco, mi sono commossa a rivederti dopo che ci eravamo incontrati perlomeno 2 o 3 volte in Bolivia. Ti auguro veramente di poter godere buona salute e di riposarti anche da tante fatiche apostoliche. Autorità distinte, sindaco e anche il rappresentante del sindaco di Firenze, c'è stato sempre un legame particolare fra la Verna e la mia città, la nostra città di Firenze. Autorità tutte. Ritengo una vera grazia di Dio poter celebrare questa divina liturgia per l'impressione delle stigmate di San Francesco avvenuta su questo sacro monte nel 1224. In seguito a questo evento, il poverello d'Assisi divenne ancora di più mirabile segno di Cristo, un alter Christus. Per tutti questi motivi sono grato alla comunità francescana della Verna per questo invito che mi ha rivolto. Ed essere qui significa
per me, lo dico col cuore e non con le labbra, il ritorno ad uno dei luoghi più cari della mia anima. Le letture della festa delle stigmate di San Francesco prendono l'avvio da un brano autobiografico tratto dalla lettera di Paolo alle chiese della Galazia in Asia Minore. È uno scritto fortemente polemico, eh? Avete sentito l'espressione forte di Paolo: d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Questa pagina è stata scelta perché Paolo allude alle stigmata, cioè una parola greca, che egli portava nel corpo. Nel contesto in cui l'Apostolo scriveva, la parola stigma rimandava a quei tatuaggi che già in antichità si disegnavano sulla pelle. Le mode sono cambiate poco. Per motivi religiosi, come segno di devozione o di appartenenza ad una divinità. Molto più probabilmente, però, Paolo sta pensando al marchio che lo schiavo aveva impresso nel proprio corpo, col quale il padrone lo segnava per esprimere la proprietà. In queste stigmate, però, è significata tutta la storia dell'Apostolo, con l'insieme delle sue prove, delle sue fatiche, delle sofferenze che egli aveva subito per Cristo e di cui poi parla diffusamente nelle sue lettere. Paolo ha seguito anche in questo Cristo, che non incontrò mai nella sua esistenza storica, ma conobbe profondamente in una relazione personale e rimanendo folgorato dal suo Vangelo. Ecco che l'Apostolo ha vissuto fino in fondo quanto diceva Gesù e che ritroviamo nel Vangelo appena proclamato. Se qualcuno vuol venire dietro a me, dice Gesù, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. E tutti noi sappiamo, in un modo o in un altro, quanto è pesante la croce del Signore, e se non ci fosse Lui che ci aiuta a portarla, chissà quante volte noi soccomberemmo. Quanto stiamo dicendo di Paolo e della sua conoscenza di Cristo si può affermare anche di Francesco di Assisi e della sua esperienza alla Verna. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, visitando questo luogo sacro il 17 settembre 1993, proprio 25 anni fa, ebbe a dire al riguardo: le stigmate, le cicatrici della passione di Cristo sul corpo di Francesco erano il segno singolare mediante il quale si rivelava la croce che egli ogni giorno, nel senso più letterale del termine, prendeva su di sé. Francesco la croce di Cristo l'ha abbracciata e l'ha presa fino in fondo su di sé. Ancora, aggiungeva Karol Wojtyła, la stigmatizzazione della Verna rappresenta quella visibile conformità all'immagine di Cristo che fa di Francesco l'esempio a cui ogni cristiano può ispirarsi nel suo cammino di progressivo avvicinamento a Dio. Francesco è un santo non solo di cui essere devoti, non solo da invocare come tutti i santi, ma soprattutto da imitare. Dell'esperienza unica ed esclusiva di Paolo con Cristo e di quella ancora unica di Francesco d'Assisi su questo monte, si può allora dire che esse esprimono quello che è un invito alla santità per ognuno che voglia seguire Cristo.
Se la tentazione è di relegare quello che Francesco ha vissuto, certo in forma particolare, a un'esperienza semplicemente da contemplare o da ammirare con devozione, dobbiamo ricordare che tutti noi siamo invitati a portare, se non le stigmate di Francesco, le stigmate di cui parlava l'Apostolo Paolo. Tutti siamo invitati a un cammino di santità che inevitabilmente condurrà non tanto a seguire il Vangelo di Cristo in modo astratto, magari concettuale o a parole, ma nell'essere segnati dal Vangelo nella carne. Anche per noi è necessario questo. Ecco perché, soffermandoci davanti al privilegio che il poverello ha ricevuto in questo luogo, dobbiamo ricordare anche quanto Papa Francesco ha recentemente proposto a tutti i credenti nella sua esortazione Gaudete et exultate, alludendo ad una santità della porta accanto o a una santità, come dice il Papa con espressione semplice e profonda, Francesco Papa tanto è semplice quanto profondo, che poi dice a una santità anche per te, anche per te. Tutti, leggiamo nell'esortazione, siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove noi ci troviamo. La chiave per avvicinarci al mistero delle stigmate di Francesco è soltanto una, è la chiave dell'amore. Parlando dell'amore che Francesco ebbe per Cristo, queste parole per me sono commoventi perché le ho rilette poi tante volte anche nella preghiera di Giovanni Paolo II a Francesco, proprio lui nel discorso già ricordato conclude affermando che solo l'amore può salvare dal fallimento l'umanità e il mondo. Quel mondo di cui l'uomo è assediato e minacciato in vari modi. E rivolgendosi al santo stigmatizzato, pregò: ecco, veniamo a te, o Francesco, in questo luogo che ti fu caro. Veniamo a te per confermarci ancora una volta nella convinzione che l'amore è più grande di ogni forza negativa. Ti salutiamo, Francesco, alla fine del secondo millesimo cristiano. Carissimi fratelli e sorelle, ormai, dopo diversi anni dall'inizio di questo terzo millennio, quell'auspicio di San Giovanni Paolo II è ancora valido. L'amore che il crocifisso ha avuto per tutti noi e che Francesca ha percepito in modo del tutto speciale, quell'amore è più forte di ogni forza negativa. E Dio solo sa quante forze negative siano ancora oggi all'opera. Sono forze negative dentro di noi, in primo luogo, ma anche tanto così diffuse nella nostra società. Chiediamo l'intercessione del Santo Patrono d'Italia, perché l'amore di Dio e per Dio ci salvi dal fallimento in cui noi tutti e anche il nostro Paese rischiamo di cadere se non accogliamo e viviamo le parole del Vangelo di Cristo. Amen.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sul Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle, fratelli carissimi, celebrando nella gioia dello Spirito la solennità dell'impressione delle stigmate del nostro serafico Padre San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni, perché ci conceda di imitare nella nostra vita il suo luminoso esempio. Preghiamo insieme e diciamo: insegnaci a conoscere il mistero della croce, Signore. Insegnaci a conoscere il mistero della croce, Signore. Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, perché sull'esempio di San Francesco non si stanchino di annunciare con la parola e la vita il mistero di Cristo morto e risorto, preghiamo. Insegnaci a conoscere il mistero della croce, Signore. Per quanti sono impegnati in campo politico ed economico, perché sull'esempio di San Francesco mettano in secondo piano i propri interessi per ascoltare le difficoltà dei poveri, degli emarginati, per aiutarli e sostenerli. Preghiamo. Per quanti sono attratti dall'esempio di San Francesco, perché in ogni situazione non distolgano il loro sguardo da Gesù, povero e crocifisso, e vivano in conformità alla parola del Vangelo, preghiamo. Insegnaci a conoscere il mistero della croce, Signore. Per gli ammalati e i tribolati, perché meditando la passione di Gesù, come San Francesco, trovino lo stimolo per affrontare la sofferenza e il conforto per viverla con serenità. Preghiamo. Insegnaci a conoscere il mistero della croce, Signore. Per tutti noi, perché la partecipazione alla mensa del corpo e del sangue del tuo Figlio alimenti il nostro proposito di vivere alla sua sequela, come il Padre San Francesco. Preghiamo. La croce, Signore. O Dio, che nel nome del nostro serafico Padre San Francesco ancora oggi doni alla Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace, ravviva la fede nel tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con profonda umiltà, per Cristo nostro Signore. Amen.
pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta, che la rinfranca nel suo cammino verso la patria, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalla tua mano questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e della Chiesa. Il Signore sia con voi. E con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà ed umiltà, alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di ardore serafico per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani. E insignito delle sacre stimmate, l'hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso nostro Signore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Padre Cardinale Gualtiero che presiede questa divina liturgia, il Vescovo Francesco, me indegno tuo servo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza e ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro, che è la madre di tutte le preghiere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per ricevere l'Eucaristia ci saranno 6 ministri, 2 nella navata centrale, 1 alla cappella di San Michele, 1 alla cappella delle Reliquie, 1 in fondo alla chiesa, 1 in coro. Coloro che ricevono l'Eucaristia sulla mano assumano subito l'ostia davanti al ministro.
preghiamo. O Dio, nella vita del nostro Padre San Francesco hai messo in luce in molti modi il sublime mistero della croce, fa che possiamo seguire gli esempi della sua pietà e infervorarci nella costante meditazione dello stesso mistero, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione finale, alcuni avvisi. Alle 3 ci sarà l'ora media con la solenne processione alla Cappella delle Stemmate, presieduta dal nostro ministro generale. Ecco, un momento bello e di benedizione per noi tutti. Seguirà alle 4 una tavola rotonda proprio per ricordare e riflettere su questo pellegrinaggio di San Giovanni Paolo II alla Verna 25 anni fa. Quindi ringrazio Domenico Giani, Eugenio Barelli, guardiano all'epoca, e Luciana Mirri che ci aiuteranno a ricordare e a cogliere più in profondità anche il senso e il messaggio di questa visita del Papa quassù alla Verna. Ne approfitto anche per dire alcune grazie. Ecco, il primo a chi ha animato la liturgia con il canto, il gruppo Laudesi Umbri di Spoleto e la corale della Porziuncola. Ecco, un grazie. Ma la nostra provincia toscana porta il nome di San Francesco stigmatizzato perché sul suo territorio appunto c'è questo santuario. Allora un grazie particolare anche al guardiano che con la sua comunità custodisce questo luogo, approfondisce e promuove la spiritualità francescana. Quindi un grazie davvero per come state quassù, per quello che fate, per i tanti pellegrini che salgono. Un grazie particolare anche al nostro ministro generale, fra Michael e Anthony Perry, che ha condiviso ben volentieri che l'invito che è stato fatto a sua eminenza, il presidente della CEI, perché portasse un po' la voce della Chiesa italiana, ecco, in questo giorno così importante per noi. Quindi ringrazio, perché in genere la festa delle Stimmate tradizionalmente è la festa anche della nostra provincia con tutto il definitorio generale, proprio perché la Verna è un messaggio per tutto l'ordine. Ecco, quindi grazie fra Michael. E un grazie appunto alle parole di Sua Eminenza. Ci ha portato non soltanto le parole della Chiesa italiana, ma anche le parole della Chiesa universale, ecco, citando il Papa, ecco, una santità anche per te. E questo è un po' l'augurio che vorrei fare a tutti voi, ma in modo particolare fra i toscani. Ecco, ricordare che noi siamo segnati in qualche modo da questa esperienza, forse un po' più degli altri frati. Quindi una santità che significa essere luce, essere sapore, cioè manifestare qualcosa che non è nostro, perché la santità è soltanto di Dio. Ecco, lo possiamo fare per chiamata specifica, per volontà di Dio. Questo è anche l'augurio che però appunto estendiamo a tutti voi, scoprire la bellezza di poter manifestare la luce, il sapore, la bellezza di Dio. Il ministro provinciale vi ha fatto un augurio riprendendo anche alcune parole di Papa Francesco. Anch'io voglio rivolgervi un augurio che bene implica anche tutto questo, e ve lo esprimo con le parole di Gesù. E così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli. E questo è il culmine della santità. E il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga verso di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace.